la gestione del team e soprattutto il feedback al team. Cosa è meglio fare? Feedback collettivi o feedback singoli? Ci sono varie tipologie di pensiero. Io per la mia esperienza, però, quello che ho notato nel tempo è che un feedback collettivo può andar bene al team, non alla singola persona. Quando mi è capitato, e mi è capitato, di dare dei feedback pubblici a un singolo, prendeva i connotati un po' della gogna e questa cosa non può andar bene. Ma soprattutto vedevi la reazione della persona che entrava immediatamente in difensiva e quindi anche se era lampante un operato non corretto o qualcosa che non andava e c'era una difensiva e tutto era più complicato oppure un silenzio e vedevi che la persona era tutta sulle sue. Magari nei giorni successivi ci poteva pure essere uno sblocco, un qualcosa che andava meglio, ma finiva dopo poco. Mentre invece quando il feedback è collettivo si parla di un obiettivo di tutto il gruppo di lavoro, tutto diventa più semplice perché in quel caso è il gruppo e a quel punto nessuno se la prende sul personale perché è un obiettivo di tutto il gruppo e se ne discute apertamente. Mentre invece il feedback singolo e quindi l'obiettivo del singolo, vediamo a come gestirlo meglio. Per la mia esperienza, quello che ho notato, tante volte mi è capitato che magari prendevi e partivi con tutto quello che non andava rispetto all'attività di quella persona. Questo non è il miglior modo. Se inizi a chiedere cosa pensa la persona rispetto al suo operato, come sta andando, scoprirai che molto spesso le persone sanno bene cosa non va. E allora cosa accade? Che se la persona ti inizia a dire quello che magari gli volevi dire te, tutto cambia. Tutto cambia perché a quel punto diventerà ancora più efficace dargli indicazioni di miglioramento che saranno semplicemente quelle che lui ha già detto, rafforzando certi temi. Quindi quello che voglio dire è che molto spesso, presi dalla fretta, si tende a non fare le domande alle persone su quello che pensano rispetto al loro operato, quando molto spesso magari c'è consapevolezza e quindi si perde una grande occasione, perché in questo caso il dialogo diventa molto più costruttivo e soprattutto le persone tendono a voler imparare. Quindi cercare di fare domande e ascoltare, perché da lì veramente si massimizza la crescita per tutti quanti. Buon lunedì a tutti e io resto produttivo.